Eccoci qui, Duca degli Abruzzi, Istituto Nautico a Catania. Siamo in attesa del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Dopo la visita di ieri presso l'ex Monastero dei Benedettini, sempre a Catania, durante il quale sono state fatte, realizzate importanti attività di confronto con i ministri del G20. È una scuola attiva, una scuola dove si fa sperimentazione e nella quale ci si professionalizza, esattamente come il ministro stesso ha più volte auspicato. Vorrebbe una scuola italiana più proiettata verso la specializzazione, verso le esperienze scuola-lavoro. Ecco, e questo è un esempio di un'attività scolastica che è appunto in sintonia con la visione del ministro. Ricordiamo, abbiamo 3.000 studenti l'anno che frequentano gli ITS, il ministro Bianchi ne vorrebbe 30.000 l'anno. Vediamo se si riuscirà in questo intento attraverso i fondi del PNRR. Signor Ministro, il 13% degli investimenti per il piano estate del Governo nazionale arriva in Sicilia. Sì, sono oltre 66 milioni. 66 milioni che abbiamo dedicato alle attività estive delle nostre scuole in Sicilia. C'è stata una risposta molto alta al piano estate ed è stata una risposta veramente corale, con attività che non soltanto servivano e servono e serviranno per il recupero delle competenze, tante lingue, tante matematica, ma anche il recupero della socialità. La socialità è fondamentale nella scuola e i ragazzi, dopo un anno così difficile, hanno bisogno di ritrovarsi. Se volessimo tracciare un bilancio della prima giornata dei lavori del G20, cosa ci dice? Il G20 è andato molto molto bene. Io sono molto contento, tutti hanno apprezzato la presidenza italiana. Il G20 ha messo in evidenza tre questioni molto chiare. Primo, tutti i paesi hanno affrontato gli stessi problemi: la pandemia, la sospensione delle lezioni, la ripartenza delle lezioni, ma soprattutto, il secondo punto, tutti hanno notato che se i paesi vogliono ripartire bisogna investire di più e meglio in istruzione. Ci sarà la possibilità. Terzo punto è la necessità di investire molto nella transizione scuola-lavoro. Abbiamo troppa dispersione scolastica, e voi lo sapete bene qui in Sicilia. Questo è stato messo al centro della nostra discussione: come ridurre la dispersione scolastica, come orientare di più i ragazzi, soprattutto come accompagnarli verso il lavoro. Grazie a lei, signor Ministro. Io sono qua per ringraziarvi. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto, tutti gli anni che avete lavorato, sempre. Grazie per questi 2 anni difficili e complicati. Grazie per questa estate e grazie anche per tutto il lavoro che fate, come sempre. Perché la nostra scuola è fatta così. Noi lavoriamo con i ragazzi, per i ragazzi, per le ragazze, e l'abbiamo sempre fatto, la scuola lo fa così. L'orgoglio della scuola siciliana sia l'orgoglio di questo paese. Il paese, questo paese, ma tutti i paesi, non ripartono se non si rimette la scuola al centro. Questa è la conclusione del G20. Appena terminata la visita del ministro presso il Duca degli Abruzzi di Catania, il ministro sta lasciando l'istituto. È stata una visita molto intensa, ha visitato laboratori, l'Aula Magna, sono stati fatti degli esempi di didattica anche avvalendosi di nuove tecnologie, di LIM. Il ministro è rimasto molto ben impressionato da questa esperienza. È un'attività all'interno di un istituto appunto in questo momento stanno andando via le macchine della delegazione ministeriale. Dicevo, è un istituto dal quale escono degli studenti con un'altissima percentuale di occupazione, e questo è uno dei punti più importanti su cui il ministro Bianchi ha investito, e ieri anche durante il G20 dei ministri ha ben fatto presente per poter sviluppare nei prossimi mesi anche attraverso i fondi del PNRR. Dal Duca degli Abruzzi abbiamo terminato.